Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ortona hanno arrestato stamani all'alba a Foggia il trentenne pluripregiudicato foggiano Francesco Pesante. Ha fatto parte della banda che un anno fa fece saltare in aria il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari di Poggio Fiorito nel Chietino. Il servizio. Era la notte del 27 settembre 2017 quando una banda composta da quattro malviventi fece saltare in aria il bancomat della filiale di Poggio Fiorito nel Chietino della Banca Popolare di Bari, ex Tercas. Ingenti i danni allo stabile, 18.000 euro il bottino che i quattro portarono via con l'ausilio di una macchina, una Volkswagen Golf poi rinvenuta nelle campagne di Miglianico. A circa un anno di distanza è stato arrestato uno dei quattro componenti di quella banda, il trentenne pluripregiudicato foggiano Francesco Pesante, intercettato proprio a Foggia dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Ortona, che hanno portato avanti le indagini con gli uomini del comando provinciale di Chieti, della stazione di Orsogna e del RIS di Roma. Ad incastrare il giovane sono state le tracce riscontrate sia su quel che è rimasto del bancomat sia sulla macchina abbandonata, materiale che è stato analizzato dagli agenti del RIS e che hanno portato all'individuazione del malvivente, per il quale la procura di Chieti ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato, porto abusivo di materiale esplodente, danneggiamento aggravato e contraffazione. Questa identificazione siamo arrivati attraverso l'esame di tutta una serie di dati tecnici, dall'esame dell'esplosivo alle tracce rinvenute sia sul luogo sia sul mezzo utilizzato, posso dire anche altre attività tecniche. Alla fine l'insieme di questi elementi, visti singolarmente ma uniti in un unico quadro, ci hanno permesso di dirlo con assoluta certezza che lui è l'autore di quell'assalto alla banca. È stato un lavoro certosino, lungo, complesso, che ha coinvolto noi dell'arma di Chieti e di Ortona, che eravamo competenti del territorio, ma senza l'ausilio del nucleo investigativo sempre qui di Chieti, del raggruppamento investigazioni scientifiche di Roma e dell'arma di Foggia non saremmo mai riusciti ad ottenere il risultato che è stato ottenuto. L'assalto e l'esplosione dei bancomat con la tecnica della cosiddetta marmotta è tipico di bande del foggiano e le indagini sono in corso per individuare gli altri tre componenti della banda e poi eventuali nessi con i 10 pregiudicati di Foggia e Ortanova che costituivano la cosiddetta banda della marmotta e arrestati dai carabinieri di Teramo lo scorso maggio. La tecnica della marmotta consiste nell'arrivare sul luogo dove loro intendono, il bancomat che intendono assaltare, inseriscono all'interno della fessura di prelievo un dispositivo chiamato marmotta, al cui interno c'è una dose di esplosivo che è opportunamente innescato, gli dà il tempo di allontanarsi quel tanto che è sufficiente ad aspettare l'esplosione, quindi ad avere il bancomat divelto e a prelevare poi quelli che sono i contanti e le casse all'interno del dispositivo automatico. L'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016-2017 ha rimborsato ai comuni del cratere oltre 700.000 euro per le maggiori spese dovute al personale. Lo ha annunciato il sottosegretario regionale Mario Mazzocca, sovrintendente all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Con nota del 13 luglio scorso, il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione, Marcello D'Alberto, ha reso noto ai comuni interessati di aver provveduto al rimborso per le maggiori spese che i comuni stessi hanno sostenuto nel 2017 per l'assunzione di personale ai sensi del decreto legge 189 del 2016. Nella stessa nota l'ufficio speciale ha comunicato le procedure per la rendicontazione delle spese relative al primo semestre del 2018. L'ammontare dei rimborsi fino ad oggi erogati è pari ad oltre 734.000 euro che i comuni hanno già in cassa dallo scorso 16 di luglio. E ora cambiamo pagina, apriamo una parentesi dedicata alla sanità. Sono state inaugurate le nuove sale operatorie al reparto di oculistica del San Salvatore dell'Aquila, il servizio. Il reparto di oculistica dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila passa da una a tre sale operatorie, dotate di nuove poltrone chirurgiche che consentiranno ai pazienti di non muoversi sui propri piedi, ma di essere trasportati direttamente in sala operatoria per poi essere portati indietro.
Prima bisognava fare insomma, delle belle camminate chilometriche per andare dalle parti del pre-ricovero alle sale operatorie dove effettuavamo gli interventi, quindi questo è fondamentale. Poi è fondamentale il fatto che avendo tre sale operatorie possiamo ridurre le liste d'attesa, che gli interventi chirurgici hanno dei tempi morti enormi e quindi diciamo che si può passare da una sala all'altra e quindi evitare tutti questi tempi morti. Normalmente bisognerà avere personale, un numero di persone adeguate anche a livello di personale infermieristico, quindi ferriste, personale di supporto e medici anestesisti. Insieme alle sale operatorie sono arrivate anche altre nuove dotazioni, con l'acquisto dei microscopi con OCT intraoperatorio che portano il reparto di oculistica del San Salvatore a livello dei migliori centri in Europa. Abbiamo fatto questo investimento che tra l'altro va anche nella logica di far trattare sempre meglio i pazienti in un luogo, come avete visto, decisamente adeguato, molto ospedaliero, e poi consente di alleggerire l'attività che prima gravava sul blocco operatorio chirurgico dell'ospedale San Salvatore, che adesso, liberato di questo peso, si potrà dedicare ancora di più ad altre attività. La valorizzazione e la salvaguardia del presidio ospedaliero di Tagliacozzo e lo stato della sanità abruzzese sono stati gli argomenti trattati in una conferenza dibattito tenutasi nel comune del centro aquilano alla presenza del presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Vediamo. Avezzano, Pescina e Tagliacozzo, ossia nel linguaggio attuale della salute da salvaguardare, un ospedale, un PTA e un PPI. Tre luoghi, tre punte di una stessa rosa dei venti, tre luoghi cardine per la sanità locale nella sua essenza di domanda ed offerta dall'apice pubblico che è la Regione Abruzzo. L'assessore alle politiche sanitarie regionale Silvio Paolucci è stato ospite e relatore negli interni dell'aula consiliare del Comune di Tagliacozzo, assieme al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e agli amministratori locali. Nell'atto che prenderemo atto, di cui prenderemo atto con ogni probabilità la prossima settimana, sono state inserite le due unità operative complesse con il nome, come veniva anche ricordato nel documento del Comitato, di presidio ospedaliero. Inoltre poi la struttura si compone anche di una parte, tra virgolette, più territoriale, dal punto prelievi ad altri servizi. Questo è parimente, proprio pedisseguamente, ricompreso nell'atto aziendale che diventerà una delibera di giunta. Sindaco, un incontro nella sala consiliare del comune di Tagliacozzo per riaffermare ciò che si sapeva, forse ciò che si sa a partire da oggi sul presidio sanitario di Tagliacozzo. Ci sono sempre voci discordanti e voci forse che tendono a gettare delle ombre su quello che è l'aspetto sanitario locale e quindi del nostro presidio ospedaliero. È un territorio con una vastissima utenza, quello di Tagliacozzo, per cui siamo tutti d'accordo su questo progetto che fino adesso ha prodotto notevoli risultati e positivi, quindi una riabilitazione cardiologica e una riabilitazione di neuromotolesi. Non c'è solo l'accordo con Vasto per l'accorpamento in un unico tribunale che opererebbe anche su Lanciano. Per tentare di salvare i cosiddetti tribunali minori si è costituito a Roma un comitato al Consiglio Nazionale Forense. Vi partecipa una trentina di sindaci, tra questi anche il primo cittadino di Lanciano, Mario Pupillo, che ascoltiamo. Sicuramente noi ci stiamo impegnando in tutte le maniere, con diverse possibilità. La prima è quella dell'accorpamento del Tribunale di Lanciano e Vasto in un unico tribunale che opererà su due sedi, diversificando le specializzazioni, e su questo noi abbiamo fatto un documento comune, io e il sindaco di Vasto, che abbiamo presentato alla Commissione Giudiziaria Regionale, che ha recepito la nostra richiesta, quindi un segnale di grande maturità da parte dei due sindaci, delle amministrazioni. Abbiamo fatto questo passaggio in Consiglio Comunale l'altro ieri, che ha ratificato questo accordo. Devo dire che l'abbiamo votato all'unanimità, quindi ringrazio anche la minoranza.
Oggi siamo stati a Roma, io, la consigliera Azzulli, Paola Azzulli e la consigliera Elisabetta Merlino, perché c'è un'altra opportunità che è stata messa in moto dal contratto di governo che prevede una revisione della geografia giudiziaria e soprattutto di riproporre la giustizia di prossimità, e quindi questo apre uno spiraglio importante sulla permanenza di tribunali come il nostro, ma soprattutto anche della riapertura eventualmente dei tribunali, dei 26 tribunali che sono stati chiusi. Quindi oggi c'erano il sindaco di Camerino, il sindaco di Mistretta, di Modica, eravamo in tanti, il vice sindaco di Vasto, io, e quindi nella sede del Consiglio Nazionale Forense abbiamo così costituito un comitato che andrà a perorare questa nostra volontà, che per adesso corrisponde anche al nuovo governo, e quindi cercheremo di correre su due binari paralleli per mantenere a Lanciano il Tribunale. Ed ora una notizia appena giunta in redazione: un 89enne di Guardia Grele, in provincia di Chieti, Americo Taraborrelli, è morto stamani all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'automobile giovedì scorso nel centro sempre di Guardia Grele. L'incidente era avvenuto in largo Garibaldi, nei pressi dell'imbocco di via Discesa del Torrione. Subito soccorso, l'anziano era stato ricoverato a Pescara, le sue condizioni inizialmente non sembravano particolarmente gravi, ma nel corso delle ore il quadro clinico è peggiorato fino al decesso avvenuto stamani nel reparto di neurochirurgia. E proseguiamo il nostro notiziario. La sede INPS rimarrà a Giulianova, firmato il rinnovo del contratto per la locazione degli uffici con la direttrice regionale Wittenberga. Fondamentale il ruolo del sindaco Mastromauro, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. Era un impegno quello di trovare una soluzione che scongiurasse il trasferimento della sede INPS storica di Giulianova. Grazie a un lavoro lungo, periglioso, non esente da ostacoli, siamo riusciti a trovare la quadratura. In questo io devo ringraziare personalmente l'INPS e per esso la dottoressa Valeria Wittenberga, che insieme al privato proprietario dell'immobile dove ormai la sede INPS ha questa allocazione da tanti anni, si è riusciti a trovare questa quadratura. La collaborazione e la capacità organizzativa che abbiamo trovato qui a Giulianova, insomma, è un esempio veramente di come dovrebbero essere i rapporti tra istituzioni. E sono molto contenta del risultato raggiunto, ci teniamo molto come INPS. Giulianova è una località molto importante nell'Abruzzo per le aziende, per la popolazione, e quindi la possibilità di non spostarci, di rimanere in permanenza nella città e servire il suo territorio è un risultato molto importante. Si sono svolti a Pineto, in zona Santa Maria a Valle, controlli della Ruzzo Reti con il supporto della Forestale agli allacci alla rete idrica dei privati per verificare che siano a norma e regolari, al fine di garantire che al mare non vadano acque che non siano piovane e che ci sia il rispetto della legge. Un intervento che viene portato avanti attraverso l'ausilio di uno specifico robot dotato di una telecamera che si muove nelle condotte anche per decine di metri e che, nel caso rilevasse la presenza anomala di acqua, farà scattare le dovute verifiche. I tecnici provvederanno infatti a controllare l'abitazione o le abitazioni interessate dalla problematica emersa. Si tratta di un lavoro che ha avuto inizio già da qualche tempo, ha spiegato il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, che riguarda tutto il territorio comunale. È un lavoro complesso ma necessario al fine di poter garantire il rispetto della legalità e la qualità delle acque del mare. Ringrazio sentitamente la Ruzzo Reti per questi controlli svolti con tecnologie all'avanguardia. Ed ora cambiamo decisamente pagina. Quest'anno le vacanze estive saranno particolarmente salate per i cittadini. Rincari sensibili in tutti i settori che faranno lievitare la spesa del 7% in più rispetto al 2017. Il servizio di Jacopo Forcella.
Le vacanze estive 2018 costeranno agli italiani il 7% in più rispetto al 2017. Lo afferma il Codacons, che ha condotto uno studio sui rincari di prezzi e tariffe che interessano il comparto turistico nel nostro paese. Quest'anno le vacanze estive risultano particolarmente salate per i cittadini, con i listini che registrano sensibili incrementi in tutti i settori. Un fenomeno che non si registrava da anni, spiega il presidente Carlo Rienzi. A dare il via ai rincari è stato senza dubbio il caro carburante, che oramai da mesi sta provocando tensioni nei prezzi, specie nel comparto dei trasporti, determinando un effetto domino su beni e servizi. Analizzando le principali voci che compongono le vacanze estive, emerge l'incremento dei prezzi dei biglietti aerei, che sfiora il più 20% rispetto all'estate del 2017, determinando una maggiore spesa per chi si reca all'estero. Più elevati i listini delle strutture ricettive, per le quali i rincari vanno dal più 3% degli alberghi al più 3,5% dei villaggi vacanze e dei campeggi. I classici servizi in spiaggia, ingressi, stabilimenti balneari, parcheggi costano nel complesso il 3,2% in più rispetto alla scorsa estate, ma non finisce qui. Sarà più dispendioso mangiare, con il settore della ristorazione che registra aumenti medi del 2%, e divertirsi con il comparto svago, che aumenta dell'1,2%. Complessivamente quest'anno le vacanze costano agli italiani il 7% in più rispetto all'anno scorso, afferma il presidente Rienzi. Ciò significa che per la classica settimana di villeggiatura al mare, a parità di consumi rispetto al 2017, la maggiore spesa sarà pari a 47 euro in più per ogni cittadino. Tre itinerari turistici per scoprire i luoghi del cosiddetto Oro Rosso d'Abruzzo sono i percorsi dello Zafferano dell'Aquila, l'iniziativa che è stata presentata dall'associazione Le Vie dello Zafferano e alla quale hanno aderito diversi comuni del comprensorio aquilano e circa 50 attività commerciali. Il servizio di Germana Dorazio. I percorsi dello Zafferano dell'Aquila, DOP. E questa è la nuova mappa per scoprire luoghi e vivere esperienze nelle terre custodi dell'oro rosso d'Abruzzo. Promossa dall'Associazione Culturale Le Vie dello Zafferano e patrocinata dai comuni dell'Aquila, Barisciano, Capurciano, Navelli, Fagnano Alto, Fontecchio, Prata d'Ansidonia, Poggio Picenze, San Pio delle Camere, Villa Sant'Angelo e dalla Camera di Commercio dell'Aquila, nasce uno strumento per conoscere i luoghi dello Zafferano. Una carta che segnala al turista il territorio di produzione dell'oro rosso e che contiene un invito a scoprire luoghi suggerendo itinerari tra l'Aquila, la piana di Navelli e la valle subequana. Al progetto hanno partecipato 51 aziende, 10 nella ristorazione, 26 nel campo dell'accoglienza, 8 nell'offerta di esperienze, divertimenti, sport, 17 aziende tra artigiani, produttori agricoli e specialità gastronomiche. A corredo della mappa c'è la carta dello Zafferano, una carta sconti che sarà distribuita gratuitamente nelle stesse aziende ai propri clienti, i quali potranno muoversi in una sorta di comunità virtuale di accoglienza dello Zafferano e poter riscuotere per i loro acquisti sconti e privilegi. Uno strumento che sarà utile ai visitatori ma anche agli utenti qua locali per vivere il territorio con nuove esperienze e conoscendolo un po' più a fondo. Ci sono tre itinerari, uno per l'Aquila, uno per la Piana di Navelli e l'altro per la Valle Subequana. Riporta i borghi dello Zafferano dell'Aquila e le loro emergenze artistiche. Questa mappa contiene un principio attivo, la forza di lavorare insieme di 51 attività che hanno sostenuto questa iniziativa e insieme hanno cominciato a collaborare. Un'iniziativa che mette insieme tante anime e comuni diversi, tutti sotto il cappello dell'oro rosso d'Abruzzo. L'Unione fa la forza, finalmente tutti i comuni della DOP e tutta una serie di aziende, imprese che producono, comunque che fanno turismo attraverso la ristorazione, l'ospitalità e quant'altro si sono messi insieme e cominciano a ragionare su un potenziale prodotto da offrire ai turisti, perché purtroppo è inutile che ci nascondiamo, in questi territori negli anni passati è sempre mancata sono mancate le sinergie, le forze messe insieme e purtroppo non abbiamo mai fatto risultato. Oggi forse è un inizio nuovo.
È un'ottima iniziativa alla quale noi siamo stati ben felici di stare a fianco come Camera. La Camera di Commercio è fortemente impegnata proprio nella tutela e nella valorizzazione della DOP dello Zafferano con il comitato che mi onoro di presiedere, in cui sempre una 70-80 aziende ogni anno producono Zafferano con la certificazione DOP. Da Shel Shapiro a Maurizio Vandelli, da Piero Pelù agli Stadio fino a Gino Paoli sono solo alcuni dei protagonisti dell'edizione 2018 del Blue Bar Festival di Francavilla al Mare, in programma dal 28 luglio al 1 agosto in Piazza Sant'Alfonso. Questa è la 15ª edizione, dal 28 al 1 agosto, eccoli qua. C'è di tutto, cioè sono 5 serate con 5 stili differenti, abbiamo cercato proprio di raccogliere i temi più differenti. C'è la canzone d'autore, c'è il rock, c'è il rhythm and blues, c'è il pop degli stadio, c'è il Blues Brothers Band originale che viene dall'America in esclusiva per noi. C'è un tentativo unico che facciamo con un'orchestra di 120 elementi insieme a Vandelli e Shapiro, quindi il suono della musica degli anni 60, c'è veramente di tutto, alla scelta. Poi se uno sceglie tutto è meglio per noi. Certamente, poi qui vediamo, lei ha detto Shel Shapiro, Piero, Maurizio Vandelli, Piero Pelù, gli Stadio Statuto, Gino Paoli. Abbiamo scelto proprio 5 serate differenti, in modo di accontentare più gusti possibili, però siccome la musica collega tutti quanti, siamo sicuri che chi vedrà Gino Paoli sarà anche la sera di Pelù e dei Blues Brothers, cioè ci sarà una comunione di intenti sicuramente. Preparativi come vanno? Vanno tutto bene, dal lunedì prossimo cominceremo a montare il palco, cominceremo a razionalizzare gli spazi, le sedute, stare attenti su tutto quello che è la sicurezza, che è poi la cosa fondamentale. È una manifestazione che va crescendo di anno in anno, coinvolgendo anche l'Associazione dei Commercianti di Sant'Alfonso, un po' di tutti quelli che hanno voluto credere in questo progetto. È diventato un vero e proprio festival, quindi ha realisticamente i connotati di una manifestazione che comincia ad avere un respiro nazionale, con degli ospiti di grande impatto come i Blues Brothers che ci saranno il 1 agosto. Vi ricordo che la manifestazione comincerà giovedì fino appunto al primo e ci saranno, oltre agli appuntamenti musicali, dalle 20:30 in Piazza Adriatico, quindi proprio la rotonda di fronte a Piazza Sant'Alfonso, un grande villaggio del Blue Bar Festival che vi aspetterà con street food, gadget e una fiera del disco e del vinile. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Sarà la vincente del match tra Albinoleff e Pordenone, entrambe squadre di Serie C, l'avversaria del Pescara nel primo match ufficiale stagionale, il prossimo 5 agosto, valido per il secondo turno di Coppa Italia. Domani invece al campo di Palena i biancazzurri disputeranno la prima amichevole pre-campionato contro la Delfino Flacco Porto, neopromossa in eccellenza. I biglietti si possono acquistare al botteghino del campo sportivo al prezzo di 5 euro, ridotti 3 euro. Intanto si è rinsaldato il legame tra il Pescara e il comune del comprensorio Sangro Aventino, come spiega nella seguente intervista il sindaco Claudio De Miglio. Sindaco De Miglio, anche quest'anno Palena ospita il ritiro del Pescara, lei ha subito lanciato una proposta, quella di far diventare Palena un po' la cittadella per il Pescara. Beh, dopo 4 anni mi auguro, dipende sempre dalla proprietà, mi auguro che questo avvenga, perché Palena crede nel Pescara, perché Pescara ha creduto nel Palena, quindi quale situazione migliore per far sì che con questo avvenga. Noi come amministrazione ce la stiamo mettendo tutta, siamo a 2 anni dalle prossime consultazioni, siamo lì per approvare un progetto esecutivo per quanto riguarda il completamento della struttura, che già è a buon punto, e con questo completamento ci auspichiamo che sia veramente una struttura idonea a far sì che accolga una squadra, mi auguro, di Serie A, incrociamo le dita. Ecco, qual è il segreto di questo connubio che va avanti tra Palena e la società del Pescara col presidente Sebastiani? Ma l'umiltà, la sincerità e la tranquillità. Tra persone serie basta una stretta di mano, non ci servono contratti, non ci serve nulla, e quindi con tutta sincerità andiamo avanti senza problemi. Ecco, lei poi ha puntato anche l'indice sul fatto che l'Abruzzo non è una terra
che magari è promossa come si dovrebbe. Questa è anche una strategia di marketing in qualche modo. Assolutamente sì, infatti noi lottiamo tanto per far sì che l'Abruzzo venga conosciuto in Italia e nel mondo. Noi abbiamo delle bellezze inestimabili, noi abbiamo un eremo celestiniano per la bellezza che qual è, abbiamo tante attività, abbiamo un'area faunistica dell'orso, abbiamo un museo dell'orso, abbiamo delle attività di torrentismo, abbiamo tante di quelle peculiarità e di quelle attrattive che non hanno uguali in altre zone, quindi è il minimo che si possa fare, però il calcio richiama tante persone, quindi quale marketing migliore se non un'occasione di avere uno specchietto da parte che conosce come quello di avere una squadra qui a Palena. Serie C, l'ultimo arrivato in casa Teramo è il centrocampista ex avezzano Angelo Persia, il giocatore classe 98 garantirà corsa e sostanza alla mediana di mister Giovanni Zichella, vediamo. Persia l'ultimo arrivato in casa Teramo in ordine cronologico, la firma è fresca, è un'esperienza per te nuova e anche molto stimolante. Sì, è un'esperienza nuova, il primo anno nei professionisti e spero che possa andare nel miglior modo possibile. Senti, arrivi da stagioni importanti ad Avezzano. Sì, è stata una grande annata, un'annata di gruppo fantastico, allenatore fantastico. I tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine, poi ci ha detto male l'ultima partita, però a posto così. Un po' ti è dispiaciuto però lasciare quel gruppo che sta cercando la scalata alla Serie C? È dispiaciuto per i compagni, soprattutto per l'allenatore Giampaolo che mi ha fatto crescere tanto, però questa opportunità va sfruttata. Non te la volevi far scappare. Senti, chi ti ha contattato, come è arrivato questo treno biancorosso? Ma io tramite un procuratore ho parlato con i direttori Federico e Capaldi, ci siamo incontrati e è successo. Sì, sei un centrocampista di grande dinamismo, ma quali sono le altre tue caratteristiche più importanti? Ma mi piace giocare palla a terra e questo, recupero palloni, corro per la squadra, per i compagni, non mi fermo mai. Senti, hai un auspicio da un punto di vista personale, cosa ti aspetti da questa stagione? Ma devi fare un'annata alla grande, sperando di trovare più spazio possibile. Hai lasciato un presidente vulcanico come Paris, ne trovi un altro altrettanto vulcanico come Campitelli? Me l'hanno detto, ma non lo conosco bene Campitelli, Paris è abbastanza vulcanico. Com'è? E ora scendiamo in Serie D, da lunedì scatta il ritiro del Francavilla a Pescasseroli, lì per i giallorossi sarà un'annata importante con una rosa che sarà formata da giocatori confermati e da nuovi arrivi, il tutto grazie alla sinergia tra il nuovo tecnico Paolo Rachini ed il nuovo direttore sportivo Paolo D'Ercole che ascoltiamo. Una sfida bellissima, cioè continuo un percorso che era iniziato 3 anni fa con l'Angolana, poi sono stato chiamato quest'anno per uno start-up dell'azienda in quanto non c'era nessuno, quindi avevano fiducia in me visto i miei trascorsi a Pescara per tanti anni, quindi nella fase organizzativa come segretario sportivo a Pescara. Ero stato contattato un mesetto prima dal vecchio ex DS Francesco Marino, con cui ho un ottimo rapporto, e per fare direttore sportivo a Francavilla. Poi ho fatto un'altra cosa, sempre a Francavilla, ma ho sposato il progetto a prescindere dal ruolo. Il ruolo è indifferente. In questo momento, essendo solo, sento il peso di questa cosa, ma me lo sto godendo appieno perché comunque è una bellissima sfida. Ecco, è un mix quello che sta nascendo tra alcuni giocatori confermati importanti dello scorso anno, mi viene in mente Palumbo, non fosse altro che per il fatto che è stato nominato come miglior centrocampista di tutta la Serie D, però sono arrivati anche giocatori nuovi, gli ultimi innesti fatti nelle ultime ore con Sanchez e Bedin. Sì, penso che la squadra sia stata costruita proprio per dare un equilibrio ai vari reparti. L'ultimo acquisto Bedin, un giocatore che sa giocare a calcio, ma un giocatore più di struttura e quindi uno che aiuterà tanto Palumbo a farlo correre un pochettino di meno indietro per farlo essere più pericoloso in avanti, quindi abbiamo cercato di dare il più equilibrio possibile. Poi, come ho detto prima, sarà il campo il giudice
del campionato. Sicuramente io ho estrema fiducia del mister, ho lavorato già 2 anni con lui, so che sa far giocare bene le squadre, però i ragazzi andranno in campo, io li potrò soltanto soffrire da fuori, non potrò fare nient'altro. Il mercato è chiuso e poi ecco il rapporto con Rachino, un rapporto che deriva già dal periodo insieme all'angolana. Sì, guarda, noi abbiamo, a prescindere dalla scelta dell'allenatore, che poi è stata fatta in comune accordo con il presidente a fine stagione, quando non si sono trovati più i presupposti per continuare il rapporto con il mister Iervese, lui mi ha chiesto informazioni sul mister, si sono incontrati, gli è piaciuto, lui si è anche informato, perché il presidente piace informare e vedersi un po' tutto il calcio abruzzese, gli piaceva come giocava la squadra, e si è fatto anche tra il presidente, si è fatto questa chiacchierata e è nato questo matrimonio. Se ci saranno queste società di serie B che retrocedono nella nostra categoria, io la vedo difficile puntare all'obiettivo principale, che è quello di vincere il campionato. A me andrebbe bene fare anche un punto di meno e raggiungere un obiettivo, non è una questione di punteggi. Noi vogliamo cercare di fare bene con le giuste spese. Non, come qualcuno inizialmente diceva, parlava di ridimensionamento, qui non c'è stato un ridimensionamento, è stato tanto un ridimensionamento di costi, cioè spendere il giusto, però penso che la squadra con i vari giocatori ha fatto capire che non è un ridimensionamento di obiettivi. Sempre per la Serie D sta per iniziare anche la stagione dell'Avezzano, che ha perso Persia, come abbiamo visto in precedenza, destinazione Teramo, ma anche Lombardo, destinazione Arzachena. Ma potrà contare su un gruppo consolidato e guidato tra i pali da Federico Fanti, che ringrazia il presidente Paris e il DS Iacovitti per aver mantenuto intatta la struttura della passata stagione. Vediamo. Federico Fanti, da dove ripartiamo? Dal De Marsipiano alla semifinale con il Pineto, dall'amarezza di quel pomeriggio o dalla voglia di riprovarci? Dalla voglia di riprovarci sicuramente, magari rivedere un De Marsipieno come contro Pineto, ripartendo dalla voglia di riprovarci, anche perché io ringrazio di nuovo il presidente Paris e il direttore Carlo, che hanno riconfermato tutta la squadra in blocco, era quello che noi avevamo chiesto, i tifosi avevano chiesto, e ringrazio veramente il presidente Paris. E questo vale più o come un nuovo acquisto la conferma del gruppo? Ma sicuramente di più, partiremo sicuramente avanti agli altri, perché partire con un gruppo già messo bene in campo, già che noi ci conosciamo tutti quanti, già è una cosa in più. Quali saranno secondo te le avversarie del prossimo anno? Sì, fra Francavilla ha sentito che sta a fare un'ottima squadra, la San Giustese anche sta a fare un'ottima squadra, e anche Varsa ha riconfermato l'attaccante, e quindi sarà un bel campionato come sempre, come il girone F. Posso chiederti, per te che insomma il biancoverde lo hai un po' nel cuore, posso chiederti che cosa si prova a vedere dall'altra parte i rivali di sempre, l'Aquila che attraversa delle difficoltà? Immagino che uno come te ci tiene a rifare il derby l'anno prossimo. Ma sicuramente è un dispiacere, anche perché una città come l'Aquila è brutta questa situazione. Io l'anno scorso, prima di fare il derby di ritorno, ho fatto un plauso ai giocatori che hanno giocato gratis fino all'ultimo giorno, hanno dato l'anima fino all'ultimo giorno, infatti anche contro di noi è stata una partita dura. E dispiace, però purtroppo il calcio è così. Finisce qui la prima edizione del TG6, entro la prossima ora tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul nostro sito www.tv6.it. Il TG invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi della nostra emittente.